Come diceva la madre, giustamente, la convinzione di una necessaria formazione integrale, l'attenzione alla persona, non è messa più in discussione. E come avete detto voi, queste non sono cose totalmente nuove, sono cose integrate magari in un certo modo, ma sono cose che abbiamo raccolto con la cultura formativa di questi decenni. C'è comunque il rischio di procedere in forme parallele e a volte anche in direzioni contrarie rispetto all'integralità e alla finalizzazione unificata della formazione. La formazione integrale e permanente dipende un po' da una cultura emergente. Si parlava negli anni 50, 60 di educazione permanente, già. No, quindi non è da adesso che è partita questa cosa, no? Educazione dell'emancipazione individuale, sociale, propria degli anni 50-60. L'espressione integrale poi è stata utilizzata in un documento molto importante, documento finale della Conferenza Mondiale dei Diritti dell'Uomo del 1993. Quindi parliamo di parecchi anni addietro, che era organizzata dalle Nazioni Unite e che chiedeva di orientare l'educazione verso il pieno sviluppo della persona e il rafforzamento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si tratta qui di un'educazione integrale capace di preparare soggetti autonomi, rispettosi della libertà e della dignità altrui. Vedete come questo è un seme, no? Di quello che noi stiamo dicendo, che esprime comunque qualcosa che si veniva maturando anche nei nostri ambienti. Qui si parlava di istruzione, di sviluppo di talenti, di partecipazione sociale, di umanizzazione, di formazione umana distesa lungo tutto l'arco della vita. Quindi, quando parliamo di educazione integrale, si comprende l'apprendimento della vita in comune, della vita sociale, della solidarietà, dell'apprendimento delle responsabilità che il fatto di essere comunità suppone. Nella nostra Chiesa Cattolica questa educazione è compresa proprio come educazione integrale per la persona umana, con un intervento mirato soprattutto laddove si formano, come dice Vangeli Nunziandi, i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici, i modelli di vita. Questo scritto da San Paolo VI. Il progetto educativo e il patto educativo che è collegato a questo nella Chiesa pretende, nel contesto della globalizzazione, che ogni uomo, che tutti siamo veramente responsabili di tutti. Vuol dire che anche nella formazione integrale un aspetto fondante è quello di sentirci non solo responsabili di noi stessi, perché questo può essere un rischio di una epoca un po' individualista o narcisista. Cioè, dovremmo essere responsabili gli uni degli altri. L'educazione integrale quindi prevede l'accesso dell'uomo alla pienezza della sua umanità. La formazione integrale, come modello pedagogico formativo, si è ispirata a una visione cristiana che contribuirà al patto educativo nella misura in cui stimoli la consapevolezza delle finalità trascendenti che costituiscono la natura umana e il suo libero agire individuale e sociale. In questo movimento educativo si pone la preoccupazione dei grandi pastori della Chiesa per una vita consacrata che sia impegnata nella sua formazione integrale e permanente. E forse le congregazioni o gli ambiti ecclesiali che più si sono dedicati all'educazione hanno promosso un pochino anche questa attenzione, dal fatto di essere sollecitati dal sociale per l'educazione permanente, per l'educazione integrale, sono passati a riflettere e noi, e quindi è venuto un po' di riflesso questa attenzione sulla formazione integrale.
Qual è il concetto quindi di formazione integrale? Qua si possono dire tante cose. Io ci provo a dire alcune, poi voi potete anche rifletterci ancora di più. La formazione integrale è un processo che coordina, che unifica le varie parti e aspetti della vita secondo un ideale, un'identità a formare, che dipende da quanto è potenzialità nel soggetto e di quanto il contesto mette in opera per la realizzazione piena della persona, per noi consacrati, realizzazione in Cristo. Quindi, da un lato, la realizzazione della persona, dall'altro, le esigenze del contesto. Vedete che questo binomio è sempre in tensione. La madre giustamente ha parlato di una tensione, di una polarità tra soggetto e comunità, tra individuo e istituzione. Quindi la formazione integrale deve proprio integrare questo rapporto. Di fatto, quando si parla di integrazione a livello sincronico, si dice che una delle questioni da integrare è la persona e la sua comunità, il positivo e il negativo, il passato e il presente per rilanciarci verso il futuro. Il progetto individuale o il carisma individuale e il carisma comunitario. E in fondo il compito più alto dell'integrazione è quello di integrare la persona, ricapitolando il tutto in Cristo. Che cos'è che si deve integrare? Ecco, alcune cose ho appena detto, ma certamente si devono integrare le conoscenze. E mentre più sono, e meglio è, perché più tu conosci, più puoi giudicare, puoi collocarti di fronte alla realtà. Perciò che è importante che un consacrato mantenga vivo l'amore per lo studio. La studiositas è una virtù, no? Lo studio non dovrebbe essere una questione di solamente degli studiosi, ma di tutti. Cioè, quando si parla di lettura spirituale, no, nelle comunità, ha a che vedere con questo, col fatto di avere maggiori conoscenze, di ampliare il raggio delle conoscenze, perché questo offre maggiore visibilità, visione, parla molto di vision, ecco, è collegato a questo, no? Io penso che a volte noi abbiamo, perlomeno in Italia, mi pare, in alcuni ambienti qui dell'Europa, un debito molto alto rispetto alla vita consacrata femminile, particolarmente, di mancanza di formazione in ambito intellettuale, cioè anche di professionale, perché per tanti anni le suore sono state costrette a servizi, a modalità di vita che non erano promotrici di una maggiore conoscenza, di un maggiore studio. E questo è un peccato grave, penso io, no? Che non dovrebbe ripetersi. Bisognerebbe fare atti di contrizione vera in questo senso, ma si devono integrare le conoscenze, i motivi, i sentimenti, gli affetti, le abilità, le preferenze, la memoria, gli interessi che si influenzano a vicenda e che non sempre giocano a favore della positività del processo. Quando mancano i preamboli della maturità umana e spirituale, i vari aspetti della personalità tendono ad operare in modo indipendente e a volte a prevalere l'uno sull'altro. Quando manca l'integrità, domina qualcuno dei nostri aspetti, purtroppo a volte non i migliori. Ogni aspetto quindi va considerato nell'evoluzione, nella globalità della persona. Mentre cresciamo, le nostre reazioni diventano di per sé più adeguati al contesto, a condizione che siamo un pochino aperti, no? Gli interessi si moltiplicano, i concetti si mettono in relazione, impariamo meglio. Le persone, quando vanno acquistando esperienza, lavorano meglio, sanno fare meglio il proprio lavoro, no? Un operaio, per esempio, che è passato la vita a fare determinate cose, a un certo punto le sa fare alla perfezione.
L'integrazione ne risentirà di questa transizione tra settori che possono apparire separati e la crescita può essere dispara. A volte c'è chi cresce molto nella preghiera, a volte c'è chi cresce molto nelle relazioni sociali, a volte c'è chi cresce molto nello studio. Ma la crescita dovrebbe essere integrale, armonica, perché sia bella. Se non succede come quel signore che tutti chiamavano Nasone, sapete perché? Perché ci aveva il naso molto lungo. Errore, perché in realtà lui non è che aveva il naso molto lungo, lui ci aveva la faccia troppo indietro. Diversi modi di vedere la stessa realtà. Quindi voglio dire che quando si sviluppa solo una parte, si corre il rischio di diventare mostruosi. Il mostro è qualcosa di poco armonico, no? Vediamo un adolescente con le braccia lunghe, 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 sta crescendo, dice: mamma mia, una crescita mostruosa, finisce di crescere, figlio mio, no? Perché? Perché non è armonico. La bellezza è collegata all'armonia. Il cammino può essere instabile, con slanci improvvisi, e può essere idealistico, consentendo la polarizzazione di alcuni aspetti e la trascuratezza rispetto ad altri. Un esame di coscienza da fare con una certa frequenza è quello che mi porta a capire in che ambiti sto impegnando la mia crescita e in quali mi sto trascurando. L'integrazione avviene in varie dimensioni, ma in più momenti della vita può sorgere la domanda dell'interrogativo sul senso di ogni cosa e del tutto. Per cui l'integrazione è un compito mai finito, nessuno è mai sufficientemente arrivato, anche per persone normali come voi. Come noi. Ci possono essere aspetti curati a livello spirituale, ma non accompagnati da un'adeguata maturità affettiva, creando ansia o incertezza o tensioni. A volte l'inconscio può prendere il sopravvento e dominare aspetti decisionali coscienti. Quindi i valori possono essere conosciuti, ma non sempre dominano l'aspetto comportamentale della persona. Possono essere valori oggettivamente riconosciuti, ma non seguiti dalle dinamiche affettive o emotive degli individui. Purtroppo l'emotività e l'affettività giocano a volte ruoli molto importanti nelle nostre decisioni, a volte anche nella nostra passionalità, conducendoci a fare dei disastri che ben avremmo fatto dopo a risparmiarceli. Quindi il percorso di integrazione è faticoso ed è esigente. Non bisogna disperare perché la grazia di Dio ci accompagna. Meno male che c'è il sacramento della confessione. L'integrazione dipende anche dalle esperienze pregresse. Ma è meglio non fare certe esperienze perché queste lasciano tracce. Lo spirito, gli affetti, l'anima è tracciata da determinate esperienze in un certo modo, dalle tendenze, dagli impulsi affettivi che possono a volte essere isolati nell'evoluzione a livello inconscio, diventando forze nascoste ma attive che agiscono sulle decisioni ordinarie e che non obbediscono alle nostre visioni razionali. Perché l'inconscio lavora in modo arrazionale. Quando tu meno te l'aspetti, dici: ma come mai ho fatto questo? Ma come mai ho dato questa risposta? Ma come mai ho trattato male questa persona? È venuto fuori qualcosa che ancora deve essere evangelizzato, deve arrivare lì la carità, no? Del regno. Il nostro vissuto religioso può essere visitato dal senso di indegnità, di colpa, di insicurezza, che
e così influire sul dialogo con Dio con manifestazioni comportamentali devianti, con reazioni affettive ingiustificate o irrazionali. Quindi non sempre il comportamento dipende da un solo e medesimo livello nelle fasi della nostra vita. Dobbiamo essere sicuri, perché il Signore ce l'ha promesso e lo fa, che Lui sarà immancabilmente presente nella nostra vita. Bene si diceva questa mattina che siamo noi a allontanarci da Lui e non Lui ad allontanarsi da noi. E quindi questa certezza di grazia ci danno pace e serenità nella certezza di essere amati da un amore che è onnipotente. Che Lui può tutto, nulla è impossibile a Dio, non c'è tentazione tanto grande che non possa essere superata dalla grazia di Dio, e non c'è peccato più grande che non possa essere perdonato dall'amore di Dio. Poi l'impegno personale, cosciente, volontario è il fattore decisivo nella costruzione del nostro sé, del nostro io. E questo può sostenere la progressiva integrazione. Purtroppo, se manca questa coscienza, potremmo favorire la disintegrazione nella fuga dall'impegno. E non ce la faccio, non ce l'ho fatta. Ci sono delle persone che moriranno senza potere, senza farcela. Ed è un grave peccato per lei per primo, no? Per lui per primo, perché le scelte non sono coerenti alla ricerca di soddisfazioni immediate, e questo comporta molto di divisioni interne, di schizofrenie spirituali, psicologiche, vitali. L'integrazione è frutto dell'umiltà, della pazienza, della costanza, per continuare a credere e a sperare che il Signore trionferà dal mio peccato e trionferà anche nella mia morte. Io ci voglio credere, ci credo, perché il Signore ci dà la grazia piano piano per scoprirci un pochino migliori. Non bisogna fidarsi troppo, però, di noi stessi, no? Ma della Sua grazia sì. È necessario essere realisti e non idealisti, esercitarci nella percezione realistica di noi stessi e degli altri, con un atteggiamento che interviene, che incide nella formazione della natura, della coscienza morale, della religiosità, con coscienza dei nostri limiti, ma anche della potenza di Dio. L'integrazione suppone anche essere sempre meno reattivi, meno passionali, se vogliamo, meno dominati dalla passione, e invece più proattivi, meno alla ricerca di difesa dei miei impulsi o delle pressioni esterne, e più impegnati nell'amore al bene, nell'amore radicale per il bene. Alla gioia di fondo nel costruire e perfezionarci. In altre parole, dovremmo passare dagli impulsi all'intenzione. Noi non facciamo bene a vivere di impulsi, occorre vivere di intenzioni concretizzate, perché ci dice molte volte che la strada all'inferno è pavimentata da buone intenzioni. Cioè, passare all'intenzione vuol dire un'intenzione che conduce all'azione, no? Alla decisione in coerenza con un progetto di vita, carico di forza motivazionale. In sintesi, integrazione significa armonia all'interno della personalità dell'individuo, fra le tendenze, i desideri, i progetti, fra la dimensione conoscitiva, emotivo-affettiva e comportamentale. E si evidenzia
in una unità interna a partire dall'intenzione e in una unità esterna nell'azione. Così il rapporto con Dio è potenzialmente sempre più forte se la persona è più integrata. Più integrati siamo e più facilmente diamo risposta integra a Dio. Il santo si distingue dall'unità tra i vari aspetti della vita, che lo dispongono a superare le difficoltà con molta creatività, con molta apertura. Il santo è originale nel suo modo di unificarsi internamente. Sono persone radicalmente integrate, autodeterminate, non hanno bisogno che nessuno gli dica questo o questo, lo fanno e basta. Il divario tra santità di vita e immaturità psichica si spiega per quegli elementi che non abbiamo integrato o che contrastano il centro integratore chiamato vocazione. La crescita spirituale incide sulla persona contribuendo alla sua maturazione psicologica e viceversa. C'è un influsso reciproco, una crescita totale, integrale tra queste dimensioni molto umane e la nostra ricerca di Dio. Più ricerchiamo Dio, più maturiamo, più siamo disponibili a cercare Dio. A volte ci sono immaturità che ci accompagnano, ebbene sia, sono la forza del nostro cambiamento. Beata imperfezione. Un altro elemento è la formazione per un'identità personale integrale. La formazione è la risposta progettuale alla nostra ricerca di identità. Cioè, quale persona sono, quale persona posso e voglio essere, e a questo risponde il processo formativo, che a volte viene dall'esterno, ma è molto meglio se viene dall'interno. Purtroppo le cose che vengono dall'esterno sono facilmente resistite. Non sono resistite così tanto le convinzioni che vengono dall'interno. Il progetto molte volte è razionale, purtroppo a volte il progetto di vita è segnato anche da questioni non razionali, come dicevamo prima, no? Emotivo, affettive, e abbraccia l'insieme dell'esistenza ed esprime prese di posizioni basilari rispetto alla realtà della propria biografia e delle nostre opzioni di fondo per l'amore o per l'egoismo. L'identità consacrata suppone sempre un processo di ristrutturazione, di conversione. Non c'è vocazione che non debba convertirsi profondamente. E a volte la conversione tarda a venire. E bisogna stare come le vergini con la lampada accesa in attesa dello sposo. La notte è lunga. L'identità consacrata suppone questo processo di conversione che è identitario ed è motivazionale e ci conduce a decisioni significative in linea con il progetto di vita. Perciò la formazione suppone fasi, tempi che conducono a una vita cristiana matura da adulti toccati dalla grazia del divino artigiano giorno dopo giorno, fino a configurare la vita intera attorno a un'opzione, una scelta, la nostra unica scelta, verso la virtù, verso il modello della bellezza umana che è Cristo. Il processo conduce verso l'unità, verso l'integrazione, è un processo totalizzante. Tutto ciò che non entra in quel processo di conversione crea problemi. Tutto ciò che non viene integrato diventa un ostacolo. La crescita integrale utilizza le nostre strutture, i nostri processi psichici, la nostra esperienza. Per cui possiamo dire tranquillamente che la spiritualità non va, non può andare per una via diversa da quella che è l'umanità. L'umanità, la nostra umanità,
è sempre la via della Chiesa, lo diceva San Giovanni Paolo II. Il Redentoris Missio, l'umanità è la via della Chiesa, l'uomo è la via della Chiesa. L'antropologia cristiana che regge la nostra consacrazione non può quindi essere disincarnata o idealizzata, deve essere collegata con la realtà realistica. San Tommaso torna in mezzo a noi, dacci amore per le cose reali e aiutaci a integrare piano piano l'ideale. Serve uno sguardo teologico, psicologico, spirituale, pedagogico per condurre processi evolutivi nelle persone, in ogni singolo aspetto. Le fasi di questo sviluppo integrale comportano passaggi, modi di funzionamento, di pensieri, di sentimenti, di comportamenti. Passiamo da aspetti meno evoluti ad altri più maturi, in un'età che possono convivere nell'esperienza del cammino. Quindi la formazione per un'identità. Un'identità che è nostra. Cioè, ogni persona è un dono, no? nella sua integrità, nella sua condizione. Sarà per questo che è entrato molto anche nel nostro linguaggio formativo il criterio della personalizzazione, che è un altro rintintin, no? Che torna tante volte. Bisogna personalizzare i processi, perché i processi non possono essere standardizzati, perché cioè progetti formativi non valgono per tutti in modo uguale. Bisogna lasciare spazio alla personalizzazione. Ed è vero, perché ogni persona risponde per sé. La formazione, in un certo senso, è un coinvolgente processo di personalizzazione. Questo concetto è connesso al concetto di autoaffermazione, che è guidato da una intenzionalità autoeducativa, costante, e che corrisponde a questo desiderio che abbiamo noi, insito nella nostra natura, di progredire, di realizzarci integralmente, piano piano, nelle nostre potenze fisiche, intellettuali, affettive, etiche. A volte vorremmo che questi processi siano molto più veloci di quello che sono. Ma le cose molto veloci non sempre sono molto sicure. È meglio che andiamo avanti e indietro, piano piano, assicurando i passi. In questo c'è qualcuno del Perù qua, no? 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 Ah, peccato, perché i peruviani conoscono i cavalli peruviani, sapete come procedono, no? Quando salgono sulle montagne. Pestano con una mano, capiscono se possono poggiare, solo dopo che sono ben poggiati muovono l'altra mano. Ecco, così dovremmo procedere anche noi, no? Passo dopo passo, passo sicuro, non metterci in pietre troppo mobili. Ecco. Questo processo mette in dialogo il proprio essere con il richiamo del dovere e quindi va cogliendo il senso esistenziale del nostro vissuto in questo progetto di vita. È un'educazione, una formazione integrale che tende a unificare e che ci mette in contrasto con la frammentazione. Su questa faccenda della personalizzazione, della formazione, dell'educazione, ha molto a che vedere un pedagogista spagnolo molto famoso, Víctor García Osso. Il confronto del progetto è sempre necessario, perché se una persona che vive in comunità, che è chiamata a vivere in comunità, fa progetti individuali e indipendenti, poi la cosa si complica. Come in una coppia, perché quando i progetti del marito non sono combaciati o non sono confrontati con quello della moglie, le cose vanno a male. Vanno a male, purtroppo, esperienza di tante circostanze. Così lo stile di vita consacrata che conduce alla bellezza personale e comunitaria è promosso efficacemente solo dall'autoformazione integrale permanente o continua. Non si può pretendere bellezza di vita consacrata senza coinvolgimento autoformativo. E uno degli elementi a valutare permanentemente è quanto e come tu ti stai autoformando.
che è un elemento, anche questa espressione, autoformazione, non è da tanto tempo che gira, eh? Quindi voi dite ci manca questo, ha voglia. Com'è che non ci manca? Se non ci avevamo coscienza prima di queste cose, adesso che è arrivata questa coscienza, iniziamo a dargli un pochino più di consistenza. Ok, questo è un punto anche importante, quello che viene adesso. La formazione integrale è la successione di una serie di cambiamenti intenzionali. Intenzionali sta per volontari, per decisi. C'è un tale Richard Wojcicki, che è uno psicologo sociale molto noto nell'ambito psicologico, che ha elaborato un modello chiamato modello di cambiamento intenzionale. E lui studia un po' le motivazioni, le modalità sul come avviene il cambiamento umano. Ed è importante questo per capire anche come può avvenire il cambiamento nella vita consacrata. Lui dice che il cambiamento intenzionale è un cambiamento autodeterminato e durevole nel tempo a livello di comportamenti, di abitudini, di competenze, di schemi interpretativi, di stati emotivi o delle percezioni di un individuo. Come vedete, è un cambiamento a 360 gradi. È il cambiamento che ci vorrebbe a livello formativo. Un cambiamento duraturo, dinamico, riattivabile. Questo è molto interessante. Duraturo, dinamico, riattivabile in diverse circostanze. Si può verificare tanto a livello individuale come anche a livello sociale, di gruppo, di comunità, di nazione. Ma affonda le sue radici nell'apprendimento autodiretto. Cambiamento intenzionale richiama la persona. La personalizzazione, torniamo qui al discorso, è una responsabilità, una responsabilizzazione personale. Ci vuole quindi avere l'intenzione, la volontà, l'impegno per il proprio miglioramento e cambiamento. Impiegando il modello del cambiamento intenzionale, le persone non solo possono individuare come e perché dovrebbero migliorare, ma riescono effettivamente a cambiare nel tempo. Noi siamo protesi a migliorare. Qualche volta capita, come si diceva di qualcuno, che quando era giovane formando, tutti sapevano che non poteva più migliorare. Ma adesso che era vecchio, tutti sapevano che non poteva più peggiorare. Molto dolorosa l'affermazione. Due accortezze occorre tenere presenti. Il cambiamento, come già accennato, non è lineare, è frutto di una successione di illuminazioni. Perché io cambio quando mi si accende la lampadina, quando vedo. Se uno non vede, non cambia. Perciò è che bisogna invocare lo Spirito Santo perché faccia vedere certe cose, no? L'insight, così chiamato dai psicologi, che danno maggiore consapevolezza di sé. Questa è una prima cosa. E seconda cosa, la durabilità del cambiamento, che è fondamentale, perché se tu cambi un giorno e va bene, ma devi cambiare 2, 3, 4, 100, 70 volte 7, è direttamente proporzionale al grado di autodeterminazione dell'individuo. Tu non cambi in forma durevole se non ti ci sei messo, io voglio migliorare. Ma vuoi migliorare davvero? Perché cioè, il grave danno, no, che si autoaffliggono le persone dipendenti o con problemi di traumi, eccetera, è che magari sì, gli piace l'idea di cambiare, però sono tanto afferrate alle vecchie abitudini che non cambiano, non decidono. Non tagliano.
i cordoni che li tengono appresi al mollo del porto, non navigano quindi. Alla base della teoria del cambiamento intenzionale ci sono cinque scoperte, io vi ho messo sei, poi vi spiego perché. Le cinque scoperte, o sei, sono queste. La chiarezza sul proprio sé ideale. Lui dice, per cambiare la prima cosa è avere un ideale grande. Cosa voglio della mia vita? Qual è il mio progetto di vita? Qual è la prospettiva ideale? Quali nuovi comportamenti, pensieri, i sentimenti, le percezioni che vorrei avere? Si parte da una visione legata al desiderio di un futuro migliore. Come sarà il mio futuro migliore? Mio, personale, della mia comunità? E questo dà una direzione al processo di miglioramento. E serve di motivazione al soggetto. Quindi avere dei ideali è molto importante. Diceva Rabindranath Tagore, che è un poeta indiano, ci sono indiani forse lo conoscono, che è molto amico mio, anche se lui non lo sa perché è morto prima che io lo conoscessi, no, è morto prima che io nascessi. Lui dice che gli ideali sono come le stelle, non li raggiungiamo mai, ma guidano il nostro camminare nella notte. Quindi gli ideali sono molto importanti nella vita. Il problema è che a volte noi ci siamo fermati alla presentazione di ideali, no? E non abbiamo dimestichezza nella gestione dei processi per arrivarci o per portarci. Quindi questo suppone una visione molto concreta del tipo di persona che vorrei essere. E questo è una motivazione endogena. Più io coltivo gli ideali, più mi motivo dal di dentro. È perciò che è importante tutti i giorni avere in mano la Sacra Scrittura, le Costituzioni, cioè quelle cose che sono di riferimento costante. Le buone letture, i buoni film, non i filmacci, cioè le cose che alimentano lo spirito, che sono motivazione endogena agli atteggiamenti da formare in sé. Seconda scoperta, la determinazione del sé reale, dice il nostro amico Vojtzis. Occorre consapevolezza della situazione in cui ci si trova. Servono informazioni rispetto a se stessi, al nostro ambiente, alla coerenza interna tra pensieri, stati d'animo, desideri, azioni intraprese. È un passaggio impegnativo questo di vedere il nostro sé reale nei suoi valori, nei suoi limiti, perché normalmente noi siamo tendenti a rafforzare l'immagine che abbiamo di noi. Non siamo facili a metterci in discussione. Siamo spesso molto sicuri di noi stessi, no? Quando invece bisognerebbe sempre mantenere un pizzico di dubbio rispetto alle nostre certezze per poter cambiare. Tu non cambi se sei troppo afferrato alla tua verità. E questa immagine che è dentro di noi si difende come un serpente a volte, rischiando di creare delle condizioni che ci rendono disfunzionali e facili all'autoinganno. La terza scoperta non è di Bogazzis, è l'ho trovata in un altro psicologo che mi è piaciuto molto e io l'ho adoperata, l'ho integrata nel mio modo di vedere questa faccenda, perché vi devo dire la verità, sono un po' stanco di sentire parlare dell'io ideale, dei miei ideali, eccetera, eccetera, delle mie inconsistenze, delle mie mancanze nel sé reale. Va bene, io sono quello che sono, d'accordo, l'ideale mio sta là,
Ma sapete che quando noi presentiamo gli ideali, poi ho coscienza di essere molto lontano, a un certo punto cosa succede? Taglio la corda e vado che l'aquilone vada per conto suo, col vento suo. Mi dimentico degli ideali. E per me è molto importante questa cosa bella che ho scoperto del sé responsabile, che si mette tra il sé reale e il sé ideale. Pedagogicamente è fantastico questo, è molto bello. L'attenzione al sé responsabile, che è mediazione tra il sé ideale e quello reale. Questo passaggio è fondamentale. Molto si parla della discrepanza tra il sé ideale e quello reale, ma l'introduzione di questo io responsabile è semplicemente per me bellissima, è fonte di bellezza, perché la responsabilità ci rende belli. L'io responsabile poggia sui punti di forza, sulle attitudini positive, sui valori belli, sulle abilità, le competenze che ho, sulle conoscenze che ho acquistato, ma è capace di cogliere anche le aree di miglioramento con realismo. Il sé responsabile, in realtà, è proprio l'autore della nostra risposta, perché responsabilità sta per abilità. Per rispondere. Quando ho messo in rapporto queste tre scoperte, sono in grado di poter elaborare un piano di sviluppo. E continuo con le scoperte di Boyatzis, dice lui che gli obiettivi devono essere smarter. Mi è piaciuto, ma che cosa vuol dire questo, smart? Perché sempre avevo letto in ambito pedagogico, didattico, che gli obiettivi dovevano essere smart. Smart, eleganti, cioè, no, però è una sigla, sì. Cioè, specifici, misurabili, attuabili, rilevanti, tempificati, ecoecologici e registrati. Lui ha aggiunto questo ecoecologici, cioè ci devono essere, mi devono collocare nell'ambiente, ma mi devono collocare anche in rapporto a me stesso. Specifici, devono essere concreti, no? Io mi propongo essere una persona più spirituale. Molto bene. Ma che diavolo significa che tu diventi una persona più spirituale? No? Se no è come quella signora che è andata a confessarsi, sicuramente la sapete questa, no? È andata là a confessarsi e dice, vabbè, si deve confessare, sì, voglio confessarmi, padre, perché io ho detto un po' di parolacce, ho a volte trattato un po' con poca cortesia mio marito, ho risposto male e poi sa, i tichimicchi di una, padre, sa? Va bene, dice, no, non c'è problema, dice il sacerdote. Lei, dice, come penitenza, dirà un Padre nostro, un Ave Maria e cinque rucchi spucchi. Padre, ma che cosa sono i rucchi spucchi? Quando lei mi spiega che cosa sono i suoi tichismicchi, io gli spiego che cosa sono i miei rucchi spucchi. Bisogna stare attenti a che cosa diciamo con il nostro linguaggio, no? Specifici, concreti, puntuali, raggiungibili. A me piace molto la bicicletta, io dico che le salite di 5 gradi le posso fare abbastanza bene. Se mi mettete una di 10 gradi, forse ci posso stare per un po', ma se sono di 15 gradi, devo scendere dalla bici. Perché è troppo ripida la salita. Allora, questi obiettivi devono essere adatti, ecco, ecologici, no? Devono essere misurati sulla mia capacità di rapporto col contesto e con la mia realtà. E registrati, devo dire, oggi ce l'ho fatta a rispondere bene alla superiore.
non l'ho mandata a quel paese, questa è già la mia grande vittoria. L'attuabilità suppone poggiare su punti di forza, sullo stile di apprendimento. È un piano personale, quindi è autodeterminato, e quando è un piano autodeterminato lo devi fare tu e i conti li fai con te stesso. Per questo l'autoformazione è una meraviglia. Ecco, poi si dice attuare i cambiamenti previsti, i cambiamenti, mettere in pratica il piano di sviluppo nella vita ordinaria senza paura di sbagliare, riducendo le interferenze interne ed esterne. Purtroppo molte volte noi abbiamo preso delle decisioni, poi viene il demonio che parla dietro e dice ma no, ma chi te lo fa fare? Ma non lo fare, ma non ti... E tanto te lo dicono che alla fine tu ci credi. È una storia un po' vecchia questa, viene dalla Genesi, da una donna chiamata Eva, non so se la avete sentito. Ecco. E c'era anche Adamo, per lui è venuto dopo, e dice, è lei che mi piace. Va bene. Quindi occorre attuare i cambiamenti, non solamente averli scritti su un mio quaderno, ma attuarli. Il cambiamento è intenzionale e ricorsivo. Ogni fase condiziona l'aggiustamento di quella successiva. Io dovrei procedere in forma autopedagogica con me stesso, autoformativa. Cioè vedere come vado modificando, come vado migliorando. Se devo essere sempre più bella, dovrei capire in che cosa ho migliorato la mia bellezza. Registrarlo. E poi l'ultima cosa sono le relazioni, perché tutto questo, lo abbiamo già detto, è bello il progetto di personale di vita, è bella l'autoformazione, è bella l'autopedagogia, ma occorre avere, adesso vi porto un'immagine un po' campestre, un po' agricola, io vengo da un paese primitivo per cui mi permetto di dirlo, cioè dalle mie parti c'è un detto che dice è bene avere sempre un palo dove andare a grattarsi, detto in spagnolo è sempre bueno tener un palenque andare a rascarsi, perché se voi avete osservato la natura, le mucche e i cavalli vanno sempre alla ricerca di un palo dove potersi togliere le pulci. E il palo è buono, perché anche se è duro, però comunque presta quel servizio, no? Anche se c'è un po' di corticcia, anche fa meglio, perché toglie meglio. Quindi relazioni con qualcuno che non è un palo, ma che è capace di empatia, di fiducia, che serve a interpretare il nostro percorso e a toglierci le pulce. La fiducia e l'empatia dell'interlocutore sono importanti come l'alleanza di lavoro. Nell'ambito di counseling l'alleanza di lavoro è fondamentale, cioè avere qualcuno con cui poter dire ho fatto bene questo, non ho fatto bene questo, ho mancato così, ma ci sto lavorando su quest'altro. Perché questa è una relazione facilitante per la valutazione della situazione attuale, del progresso ottenuto, della trasformazione attesa. Quindi, amiche mie, il cambiamento non si verifica senza la propria intenzionalità. E se rimane senza questa intenzione, le conseguenze sono sempre negative rispetto al sé ideale e rispetto al sé reale. Purtroppo, come dicevamo di quell'esempio di quel confratello, si può anche peggiorare. E qualcuno può dire non può più peggiorare. Ecco, tanto per aiutarci ad avere, essere poco speranzosa questa visione. Ecco. Ecco,
quasi concludendo questo discorso del concetto di formazione integrale, vado a quelli che possono essere i fini. Alla fine mettiamo i fini, avrei potuto metterli all'inizio, ma vabbè, è venuta così. I macrofini e i fini particolari della formazione integrale. Fine generale della formazione integrale è la pienezza di umanità. Ed è tanto importante mettere umanità come obiettivo, come finalità generale della formazione integrale. Perché la gente ci misura per la nostra capacità di umanità. Ogni volta che siamo poco umani ce lo dicono. Ma quel prete, quanto è poco umano, che disastro, no? E voi ne avete troppa esperienza di quello, non ve la devo spiegare. Perché purtroppo la mancanza di umanità è all'ordine del giorno. E se ci fosse una materia che io vorrei mettere da tutte le parti, è la materia di umanità e relazioni. Capacità di empatia, di dialogo, di incontro con gli altri, per cui voi avete centrato una questione che a me mi sta veramente molto a cuore. Mi ricordo quando mi hanno mandato per studiare la prima bozza della ratio formazione e istituzioni dei sacerdoti, quella approvata nell'8 dicembre del 2016, congregazione per il clero, non so per quale diavoleria di chi, a me è arrivata la richiesta di fare una valutazione di questo testo. Io l'ho letto e ho detto, è sempre la stessa minestra, cioè bisogna qua mettere un po' di peperoncino, un po' di cose, un po' di... Ecco. Ci ho lavorato e ho scritto su un testo che aveva 35 pagine, credo, ho scritto 45 pagine di osservazioni. Fondando soprattutto l'idea che la formazione sacerdotale doveva fondarsi su questioni umane. Non che non sia importante la teologia, per carità, o la filosofia, ci sono i concetti fondanti. Ma che me ne faccio io con persone che sanno teologia e filosofia ma non sanno trattare il prossimo? Non sanno dialogare, non sanno parlare, non sanno leggere né scrivere. Ma è la realtà che tante volte noi ci troviamo, no? Quindi pienezza di umanità. A me è stupito a volte quando le persone dicono: ma questo è umano, padre, questo è bello perché è umano. È umano, quindi è bello. Non dicono, ah, questo è teologico, che bello. Raramente ho sentito queste parole. Ma più volte ho sentito, questo è umano, che bello. No? Perché se c'è umanità, io poi posso mettere tutta la teologia che voglio. Ma se non c'è umanità, la teologia va a farsi benedire. Purtroppo. Pienezza di umanità vuol dire rispetto, vuol dire attenzione, vuol dire dialogo, vuol dire ascolto, vuol dire tempo donato, vuol dire non orario, vuol dire tutto quello che a volte complica la vita pastorale dei nostri tempi. Ce l'hanno detto i giovani in tutti i modi con il sinodo dei giovani. Siate più umani, siate relazionali, attendete alla situazione che abbiamo. Cos'altro devono dire le persone? Adesso stiamo con il tema della Chiesa sinodale. Che cosa volete che dicano se non queste cose qua, le persone? Dobbiamo puntare quindi come obiettivo, cioè come macro fine, al conseguimento di questa maturità umana che è il risultato di un insieme di attitudini, di capacità, di competenze che realizzano una personalità autonoma, libera, consapevole, capace di scienza, di saggezza, di tensione etica, di autodeterminazione cosciente, integra, coerente. Hai detto e hai fatto, hai dato la tua parola, l'hai compiuta. Hai detto che ci saresti stato alle 6, sono arrivato alle 6 e 5, chiedo scusa del ritardo.
La formazione tende alla capacità strutturata di decisioni responsabili che conducono alla bellezza di ogni incontro. Esiste anche un insieme di fini particolari orientati alla maturità biopsichica, all'espressione della persona in ogni suo aspetto per la sua operatività nell'integrazione dinamica nel sociale e degli aspetti culturali necessari al suo impegno quotidiano. Quindi ogni aspetto, ogni funzione, ogni dinamismo della persona richiede un'attivazione e uno sviluppo fino al suo totale sviluppo. Noi siamo chiamati a essere perfetti come è perfetto il Padre Celeste. Ha voglia di camminare. Quando posso dire che ho finito?